E chiediamo allora l'intercessione del nostro amato Padre Pio da Pietrelcina per rafforzare i nostri propositi e la volontà nel perseguire questo obiettivo finale. Padre Pio, con la sua vita santa, è diventato davvero un riflesso dell'amore di Dio, dell'amore trinitario. Quante cose Padre Pio ha ottenuto alzando quella mano e benedicendo nel nome della Santissima Trinità. Quanti doni e quante grazie potrà ottenerci ancora oggi, che vive pienamente in questo amore trinitario. Lasciamoci toccare, carissimi fratelli e sorelle, dal soffio dello Spirito Santo, che è amore e procede dal Padre e dal Figlio, perché possiamo e sappiamo anche noi vedere nel prossimo, nel fratello, l'immagine più vicina dell'altro, con la A maiuscola, del totalmente altro, e sappiamo essere segno credibile dell'amore trinitario, riflesso della comunità d'amore della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così speriamo e così sia.